I 50 minuti della settimana scorsa si sono conclusi con la vittoria, il vantaggio dunque nel doppio confronto del Dis Prima Porta contro i ragazzi del Rione Monti, chiamati questa sera a cercare di invertire la tendenza, di ribaltare il risultato. La sfida è iniziata, il primo tocco è sempre da parte dei ragazzi di Mister Brutti. Ripartenza adesso però del Dis Prima Porta in velocità, Angeletti stoppato, la palla che gli rimane tra i piedi, il colpo largo, si incarta con il pallone, poi arriva la conclusione ma blocca il portiere che aveva riguadagnato il centro della porta. Primo squillo d'allarme in casa Rione Monti, occasione mancata per il Dis Prima Porta, ancora un'ottima uscita qua di Impellizzeri, rimessa laterale, battuta verso il centro, il primo tiro viene ribattuto, il secondo bloccato a terra invece da Pellerini, bel tocco dentro. Rinvio così così, può calciare il numero 3 del Dis, la palla un soffio dal palo. Rossi, bella apertura, Angeletti mette giù e avanza a grandi falcate, affrontato adesso da un uomo, lascia partire il mancino, la palla termina alta. Bravissimo a girarsi Pacifici, il pallone messo dentro, forse un tocco con il braccio, così è anche secondo il direttore di gara, calcio dal dischetto assegnato in favore del Rione, parte Capitan De Seta che infila sotto alla traversa, una cannonata quella del numero 16 che sigla il vantaggio provvisorio in questo match e dunque quello complessivo nel doppio confronto. Al momento le squadre sono sul 2-2. Calcio d'angolo, battuto sul secondo palo, arriva lo stacco di testa, Camponeschi va a chiudere sul palo più lontano, non riesce a deviare Impellizzeri, ma due giocatori in area di rigore del Dis Prima Porta lasciati completamente soli, errore dunque grosso della difesa. Inizia adesso la ripresa, altri 25 minuti, conduce nel doppio confronto dunque sul parziale complessivo il Dis Prima Porta, ma nella singola gara di questa sera il risultato è di 1-1. Sbaglia qua il controllo Angeletti, ma il Dis Prima Porta rimane in possesso di palla. Il tiro con il piazzato, Impellizzeri a terra blocca. Betta di testa Camponeschi cercando di allontanare. Arriva prima di lui un giocatore del Dis. La conclusione ribattuta, è un gol che gela Pellerini, tra l'altro ancora a terra per l'intervento precedente, ha segnato il numero 8 del Rione Monti, Dasci, con questo collo destro che fa spaccare la porta, 2-1. Pacifici allarga, ancora Dasci, il tiro ribattuto, poi parte di nuovo De Seta, il suo interno finisce molto alto. Camponeschi, giro palla per il Dis Prima Porta che prova adesso a guadagnare qualche metro per imbastire un'azione offensiva, non riesce, bella fase di interdizione, poi il tiro, Pellerini si distende ma non ha necessità di toccare. Invio lunghissimo, messo giù molto bene, poi il filtrante, il tentativo di traversone per Impellizzeri sul primo palo, chiude Funaro, serie di finte, pallone allargato, traversone dentro di prima, ancora Pacifici, doppia carambola, arriva lì il pallone per Funaro che se la fa parare, maglia numero 7 di Angeletti sulla linea di porta, praticamente sdraiato, dice di no. Riparte allora il Dis Prima Porta, pallone giocato centralmente, la conclusione si alza di un soffio sopra la traversa. È finito il tempo regolamentare, si va ai calci di rigore, il primo viene esitato dal numero 5, Rione Monti in vantaggio. Parte Rossi, piazzato, tocca in Pellizzeri ma non basta. Capitan De Seta in punto di battuta e se la va a prendere per la seconda volta sotto all'incrocio. Tira il numero 11, Pellizzeri regala il vantaggio provvisorio ai suoi. Ancora Dasci, risponde Pellerini a ripristinare la parità. Ancora deve segnare il numero 2, la mette sotto all'incrocio dei pali, glaciale. Funaro dal dischetto, spiazza Pellerini. Angeletti contro Impellizzeri, apre il piattone il numero 7, ancora parità. Parte il numero 10 del Rione Monti, Pellerini dice di no e arriva dunque una grossa occasione sul dischetto. Camponeschi tira il numero 88 e regala il passaggio del turno ai suoi, il Dis Prima Porta
vince il doppio confronto. La sfida di questa sera si conclude sul 2-1 come quella della settimana scorsa, ma possono, dopo la roulette dei calci di rigore, festeggiare finalmente il passaggio del turno in finale di Coppa Roma. I ragazzi del Prima Porta presumibilmente se la vedranno con la Jamaica Team, che il 4 maggio andrà a giocare la sfida di ritorno contro il Plus Valencia, quasi una formalità visto il 7-1 dell'andata.